Pane di Heidi e confettura ai fichi. Il pane un po' l'abbiamo tostato e un po' no. La confettura è quella che mi ha mandato il caseificio Beato Marco. Ecco qua gli ingredienti. C'è parecchio zucchero, vediamo se saprà di fichi o di zucchero. Codice sconto Alice Pizza, 5% di sconto. Sapete che io ho l'albero dei fichi, quindi sono molto, molto, molto esigente. Ah, bella la consistenza. Molto bella. Molto, molto bella. Ma è super, super, super spalmabile, raga. Non sa affatto di zucchero, è molto buono, sa di fico tra il molto maturo e il super maturo, cioè quando è caramellato in sostanza, questo è il pane tostato di Heidi, super promossa, il che è buono perché ci sono un sacco di gusti che io non ho mai proprio assaggiato, tipo la rosa canina e non ho osato prenderlo, perché non so di cosa sa la rosa canina in fin di conti, che ne so io. Buono il pane tostato, un po' di più marmellata. È buona, nonostante la quantità immane di zucchero. Non è quella roba diabetica, tipo Santa Rosa, per spiegarci. Molto, un 8 pieno. 8 perché comunque la confettura di fichi non sarebbe la mia preferita a prescindere. L'ho provata proprio perché. Se sai fare quella di fichi, forse sai fare tutto, perché è difficile. Il mio gusto preferito è l'albicocca, quindi siamo lontani. Non durerà a lungo. Come non voglio mangiare troppo, che mi aspetta un pranzo bomba, facciamo metà fetta di pane, va. Ultimo cucchiaino per oggi. Tra l'altro non l'ho messa in frigo. Io amo le marmellate da frigo, ma se volevo vedere com'era la consistenza in natura, diciamo così, e anche il sapore, perché sennò poi ovviamente in frigo si modifica. A me piace perché si modifica, appunto. Però volevo farvela vedere così come è stata pensata. Buonissimo, promossa, super 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 consigliata. Proverò anche altri sapori e vi farò sapere. Bambini, non fate come me che poi viene la muffa. Non buona, senza pane è ancora più buona.